Ciao a tutti, anche oggi siamo qui per parlarvi del Pro 2000 Plus. È composto da 5 tabelle già preimpostate e una tabella modificabile, il quale programma potete farvelo voi. Qui sotto le potete scegliere al momento dell'applicazione del fotoperiodo molto facilmente. Basta schiacciare il tasto A e col più e il meno e l'ok andare a scegliere la tabella da voi desiderata. Ogni tabella hanno un proprio nome, una tabella standard, tabella bottaccio, tabella sassello, tabella cesena e tabella allodola. Le troverete nel libretto di istruzioni nella parte in fondo. Ogni tabella ha degli orari diversi, dell'alba, del tramonto e un aumento di luce, chi più velocemente e chi meno. Così potrete scegliere quale può essere meglio per voi. Oltre alle 5 tabelle che sono già impostate, c'è anche una tabella modificabile. La tabella modificabile la trovate al centro del fotoperiodo, dove voi potrete crearvi una vostra tabella che potrete farla durare tutto l'anno oppure anche cambiare più volte all'anno, dove potete regolargli l'ora dell'alba e l'ora del tramonto, i minuti di crescenza o decrescenza che voi volete. Vi porto alcuni esempi. La tabella standard al 1° di ottobre, l'alba viene messa alle 6 di mattina e il tramonto alle 20, quindi la durata del giorno sono circa 14 ore. La tabella sassello, sempre il 1° di ottobre, dalle 6 di mattina alle 22:30, quindi la giornata durerà 16:30. La tabella cesena, che è quella diciamo un po' più tardataria delle altre, il 1° di ottobre, dalle 6 di mattina alle 18:45, quindi il giorno durerà circa 12:30. La tabella allodola dalle 6 di mattina alle 20:39, quindi il giorno durerà circa 14:30. Facendo così, una persona senza potersi fare la propria tabella può scegliere una di queste tabelle qua. Il fotoperiodo Pro 2000 è inoltre dotato delle fasi lunari. Fasi lunari che sono già impostate all'interno di ogni tabella, che voi potrete comunque togliere se non le volete, oppure diminuire o aumentare. Le fasi lunari servono molto agli animali, soprattutto per la fase della muta. Se avete qualsiasi domanda, avete qualsiasi altra informazione, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!